Bencini, regista e scrittrice e membro del Comitato Promotore Se non ora quando di Roma, e con la professoressa Fabrizia Giuliani, docente di filosofia del linguaggio all'Università della Sapienza di Roma. Benvenute su HTO TV. Dottoressa, le volevo chiedere, lo slogan di questa fiaccolata è la parola contro la violenza, perché? Ma perché c'è una vera emergenza di cui non si parla abbastanza, e quando se ne parla male, che è quello della violenza sulle donne. Sono già 12 le donne ammazzate da mariti, ex fidanzati, ex compagni dall'inizio del 2012, quindi siamo il 26 gennaio, quindi una ogni due giorni. È un indicatore di una malattia gravissima di questo paese, che secondo noi bisogna iniziare ad affrontare con le parole, a dirlo. Si può definire una vera e propria emergenza sociale questa? Assolutamente sì. 12 donne ammazzate e non si sa quante che sono vittime di maltrattamenti, che si rifugiano nei centri antiviolenza, è un'emergenza sociale gravissima. Una fiaccolata in memoria di Stefania Noce. Chi era Stefania Noce? Stefania Noce era una donna che usava le parole, era una donna che aveva molta consapevolezza di se stessa ed era una donna che ha saputo esprimere con delle parole molto belle, che ha voluto lasciare sul suo diario, su Facebook, sul web, le ha consegnate e ha consegnato il senso di una consapevolezza molto profonda. E quindi noi sentiamo Stefania molto vicina, ma questo non vuol dire che sentiamo tutte le altre donne che sono morte prima di lei lontane. Questo dramma che non prende forma, che non viene riconosciuto come tale, che non fa notizia, è qualcosa a cui noi ci siamo abituati, e questa abitudine le uccide due volte queste donne, è ancora più orribile dell'omicidio stesso. Noi abbiamo scelto questo slogan perché vogliamo che questo dramma prenda forma. Se questo contenuto non prende forma, non può essere detto, non può essere raccontato, e non possiamo trovare politiche e una cultura adatta ad affrontarlo, a sostenerlo. C'è oggi una legge in Italia contro la violenza sulle donne? Ci sono un insieme di norme che però ancora non sono adeguate. Noi vorremmo seguire a questo proposito l'esempio spagnolo, perché la Spagna è un paese che ha saputo riconoscere questo dramma come tale e ha preso le misure per poterlo affrontare in modo adeguato. Ha costruito dei percorsi che consentono agli uomini di uscire da questa spirale compulsiva e di sostegno verso le donne che denunciano, ma in Italia siamo ancora molto molto lontani da questo ed è ora di prenderne atto. A proposito di questo, ci sono donne che denunciano, sono molte o sono ancora poche? No, cominciano a essere molte per fortuna, però sono ancora troppo poche, perché appunto il problema sono le leggi ovviamente, ma è anche un problema di tipo culturale e di sostegno, creare le condizioni attraverso la parola, attraverso il convincimento, di rassicurare le donne che non vadano a denunciare, come succede molto spesso, per poi ritornare a casa e rischiare veramente la pelle, e in qualche modo la denuncia le espone ancora di più. Quindi in questo senso sono fondamentali i centri antiviolenza, che va detto in Italia sono gestiti tutti da donne, sono donne che hanno aiutato le donne vittime di violenza, sono molto efficaci, molto spesso usano una pratica che è ereditata direttamente dal femminismo, quindi autocoscienza, dialogo, sostegno alle donne, e bisogna che i fondi a questi centri antiviolenza non vengano tagliati, invece rischiano di essere tagliati. Questo, come è stato fatto, questa è una cosa importantissima, bisogna moltiplicare i centri antiviolenza, l'accoglienza alle donne, ai loro figli, perché molto spesso le donne arrivano lì con dei bambini. E tutto il percorso dalla denuncia fino al processo è un percorso nel quale le donne devono essere sostenute. E poi inoltre bisogna dire che la violenza sulle donne è figlia della mancanza di rispetto verso le donne. Questa forse è la cosa più importante. Quindi noi vogliamo dire qui, urlare basta con la violenza sulle donne, ma vogliamo dire anche basta con la mancanza di rispetto nei confronti delle donne da parte degli uomini, da parte dei media, da parte delle televisioni. Se si mostrano le donne in quel modo, in tutte le case, ai bambini, ai ragazzi, ai mariti, diventa quasi normale usare violenza verso una cosa che è considerata cosa e non persona, come le donne sono. Quindi bisogna cambiare proprio
il racconto della vita delle donne in questo paese, perché la violenza sulle donne è figlia anche di questo. Il ministro del lavoro e delle politiche sociali, il ministro Fornero, qualche giorno fa ha parlato proprio di mercificazione della donna. Che cosa può fare la televisione affinché ciò non esista più? Moltissimo, moltissimo. Lì proprio, secondo me, lì inizia la battaglia più importante, a mio modo di vedere, forse perché anche il campo nel quale io lavoro, più importante delle leggi. La televisione e internet sono dei mezzi potentissimi, noi non ci siamo resi conto, ma la televisione ha dato messaggi violentissimi nei confronti delle donne, da ormai 20 anni a questa parte, in tutte le case delle famiglie italiane, di pura e semplice violenza, che vuol dire assenza di linguaggio, per l'appunto, donne che non parlano, che vengono mostrate nella loro pura fisicità, ridotta a nulla, ridotta a merce. Questo è un messaggio che è un'incitazione alla violenza. Si parla, per giustificare questi atti criminali, di omicidi passionali o di raptus di un folle, ma è così? Oggi abbiamo detto assieme questa cosa, che l'amore con questa violenza, con l'omicidio, con l'abuso, con la persecuzione non c'entra assolutamente nulla. È stata un'altra strategia di soggezione femminile, perché il nemico per strada lo puoi riconoscere, lo puoi denunciare, puoi avere la solidarietà. Distinguere nell'insieme degli affetti la mano violenta dal volto amico è molto più difficile, ed è esattamente in questo gorgo vischioso che sono rimaste incastrate moltissime donne. E cominciare ad usare il linguaggio in modo proprio, ossia cominciare a chiamare queste cose con il loro nome, omicidi, abusi, persecuzioni, sgombrando il campo da parole come amore, passione, che non c'entrano assolutamente nulla, perché sono parole che chiamano alla libertà, chiamano al desiderio, chiamano alla fantasia, chiamano alla bellezza. È il primo gesto che bisogna cominciare a fare. In questo senso non c'è dubbio che la televisione e i media possono fare molto, perché sottrarre terreno a questi gesti li ridurrebbe in maniera drastica. Non è l'episodio isolato, è tutto, come diceva prima Francesca Comincini, è tutto il percorso che porta a quel gesto che deve essere cancellato. Una fiaccolata che inizia da Catania, arriva dove? Sono, credo, 80 le città che hanno, non so esattamente il numero, ma insomma sono sparse in tutta Italia. Cosa vogliamo dire alle donne che ci seguono? Un consiglio? Siamo tante. Insieme possiamo essere una forza.